ora le ultimissime dalla tua regione. Dalla tua regione. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione regionale. In studio Alessia Sapienza. A Catania, consiglio comunale itinerante oggi voluto dal consigliere Lanfranco Zappalà, dopo la chiusura decisa qualche tempo fa di via Carbone come strada scolastica dell'attigua scuola Cavour. Ascoltiamolo. Abbiamo sentito la necessità innanzitutto di sentire i residenti della zona. Abbiamo appreso purtroppo come commissione di avvita questa chiusura. Mi sono subito premurato a chiamare l'assessorato competente, la commissione, dicendo andiamo a fare un sopralluogo perché dobbiamo vedere ovviamente perché i residenti si lamentano in questa zona. Conosciamo benissimo tutta questa zona, la chiusura di via Carbone, un'arteria importantissima, credo che sia una cosa non fattibile. Oggi abbiamo invitato l'amministrazione, l'amministrazione si è reso conto insieme ai residenti delle problematiche che vi sono, troveremo una soluzione la migliore possibile.